Non si conosce esattamente l'epoca in cui sono arrivati sulla Terra questi esseri. C'era l'oscurità e su una distesa d'acqua galleggiava un'ampolla. Dentro questa ampolla si poteva scorgere un nucleo vivente. Ed ecco che all'improvviso il nucleo si divise in tre parti e ognuna di queste divenne un essere mostruoso. Non erano uomini, né animali, né piante. Forse erano spiriti. Ma il loro aspetto fisico non corrispondeva ai loro sentimenti. Infatti erano i giusti. Nelle loro vene scorreva il sangue della giustizia. Sappiamo ora che sono venuti sulla Terra a combattere il male. Riusciranno un giorno a diventare esseri umani? Finalmente abbiamo finito il lavoro di oggi. Questo sì che è stato un giorno faticoso. Su, andiamo. Era un... Ehi, ma questo è un terremoto! Che cosa è successo? Ehi, rispondete, siete vivi? Sì, ma per miracolo. Ehi, guarda lì! Eh? Oh. Ehi, ma dove siamo finiti? A chi apparterrà quello splendido palazzo? Ha un aspetto tetro, mi terrorizza solo a guardarlo. Però ci blocca la strada e dobbiamo passarci davanti per forza. Sì, è vero, e bisogna farsi coraggio ad entrare lì dentro. Non credo ci siano altre possibilità di uscita. Non abbiamo altra scelta se vogliamo rivedere la luce del giorno. Su, avanti ragazzi, andiamo, su. Forza, apri quel portone, aprilo! Ma aprilo tu! Ma bello il capifone! Sei sempre il solito scaricabarile! Basta, difesa, ragazzi! Il capifone, guarda! Non perdete la testa, ragazzi, non perdete la testa! Questo deve essere stato un vecchio cimitero che il terremoto ha rimosso e fatto tornare in superficie. Su, andiamo, non c'è niente di cui aver paura. Apro io quella porta. Ah! Aiuto, aiuto! Aiutateci, aiuto, aiuto! Non te ne andare, ti prego, aiutaci, non andar via! Ed è stato così che sono riuscito a venire fuori da lì. Ci è mancato poco. Stavano per far fuori anche me. Gli altri due sono stati inghiottiti. Non ragiona più. Il suo cervello è stato danneggiato da uno dei gas giù nella fognatura. Bisogna portarlo subito all'ospedale. No, non sono pazzo. Sto bene. C'era un mostro sul serio, è la verità. C'era un mostro nel tempio, nel vecchio tempio, credetemi. No, lasciatemi, lasciatemi! Poveraccio, è impazzito. Non credo che ce la farà mai a guarire. Bisogna avvertire subito la famiglia. Pensateci voi, io intanto mi occuperò degli altri due. Dobbiamo tirarli fuori al più presto. Sono sepolti laggiù da ore. Interessante. E così qua sotto c'è un tempio con un mostro, eh? Andrò a dare un'occhiata. Se quell'uomo ha detto la verità, devo sbrigarmi a tirare fuori gli operai, altrimenti moriranno soffocati. Sembra non ci sia nessuno. Proverò ad andare più avanti. Eh? Oh. Bero non è ancora tornato? No, non preoccuparti per lui. Non capisco perché vada sempre tanto in giro.
Quando tornerà lo faremo riposare per un po'. Ci metteremo in marcia quando sarà notte. Sì, certo. Però è strano, ma io sento come un'arcana sensazione, ripensando alla storia di quell'orribile terremoto. Accidenti! Ho guardato dappertutto, ma non ho trovato nessuno. Adesso basta! Qui non c'è niente, non mi rimane che risalire alla superficie. Chi diavolo sei tu? Ma che ti importa? Dove sono? Sei in una prigione. In prigione? Shh, non parlar forte, avvicinati senza fare il minimo rumore, su. Avvicinati, ti devo parlare. Ma chi sei tu? Chi sono? Sono Wu. Wu, che strano nome. Ad ogni modo vieni qui, che cosa ti ha fatto paura? Su, avvicinati. Poco fa una luce soprannaturale era intorno al tuo corpo. Si può sapere chi diavolo sei? Questo non ti deve interessare, ma ascolta. Il posto in cui ti trovi è una prigione. Molti uomini sono stati uccisi qui. Eh? Sei ancora un bambino, ma sembra tu abbia del buon senso. Ma no, ti sbagli, è che sono solo... Non ti preoccupare, ti devo solo chiedere un favore. Un favore a me? Vieni da fuori, eh? Per colpa del terremoto, si sono formate un sacco di spaccature nel terreno e lì dove è tutto il sistema delle fognature, io mi sono perso. Allora è perfetto. Senti, devi portarmi fuori di qui al più presto. Eh? Vuoi fuggire da questa prigione? Shh, non parlare così forte. Tu sei un bravo bambino, per piacere, aiutami ad uscire di qui. Non è giusto che io ti aiuti ad evadere. Chi ha commesso del male deve essere punito. Eh? Ma mi sembra che stia entrando qualcuno. La guardia! Rimetti il coperchio sulla botola, presto! Ehi, piccolo, tu ti muovi molto velocemente. Se mi farai uscire da qui, te ne sarò grato. Ora ascolta, la verità è che sono innocente. Hanno creduto che io fossi uno scassinatore perché ho la faccia losca e mi hanno rinchiuso qua dentro senza pietà. Davvero? Ti giuro, sono innocente, proprio così. Non ho fatto niente, eppure sono qui a marcire. E poi mio figlio, ora avrà 5 anni, povero bambino mio. Non mi ha nemmeno conosciuto, capisci? Mio figlio. Cosa? Tu hai un figlio? Oh sì, e sento molto la sua mancanza. E poi, se non mi porti via con te, ora dovrò ancora restare rinchiuso per altri 30 anni. Io voglio rivedere mio figlio, mi manca tanto. Poterlo vedere almeno una volta. Va bene. Va bene, sì. Ti condurrò fuori da questa prigione. Non ti devi preoccupare. Io combatto solo contro i cattivi. Invece, con la gente buona e onesta, io sono sempre estremamente gentile. Ben mi ha insegnato così. Ben? Sì, lui è un uomo davvero in gamba. Va bene, piccolo, allora su coraggio, rompi quel lucchetto. Che strano simbolo ha. Dai, rompilo, presto. Ma è fin troppo facile. Ecco fatto. Bravo, grazie ragazzo. Presto andiamo, la guardia può tornare. Aspettate. Lasciate uscire anche me. Hai ascoltato i nostri discorsi? Voglio uscire di qui. Ma io lo sto aiutando solo perché lui è innocente, tu non puoi uscire. Se non mi aiuterete io griderò, vi giuro che lo faccio, darò l'allarme. Che facciamo? Sta arrivando la guardia, sta arrivando, ho detto. Maledizione, devo liberarlo per forza. Presto. Grazie. Presto, tanto. Andiamo. Grazie. Andiamo. Bene, ma ora farete meglio a sparire di qui al più presto. Farò proprio come dici tu. Sono scappati! Che sta succedendo? I prigionieri sono fuggiti! Che cosa hai detto? Presto, bloccate subito tutte le uscite! Pattuglie della polizia, speriamo che non stiano cercando Bero. Quel bambino ha la capacità di cacciarsi sempre nei guai. È solo un ragazzo.
Per di qua, presto! Fermi! Che succede? Sono proprio sulle nostre tracce! Accidenti a quei poliziotti! Dove andiamo? Per di qua, venite! Eh? Come fai a sapere che quella è giusta? Siamo sulle loro tracce, su avanti e sparpagliamoci. Tu vai da quella parte e noi da quell'altra. Presto, cercate una pista. Avanti! Ma cosa diavolo sarà successo qui? Guardate! Capo, non abbiamo trovato proprio nessuna pista da seguire. Neanche noi, abbiamo guardato dappertutto. Maledizione, ce l'hanno fatta quei bastardi. Continuate a cercarli, non possono essere molto lontano. Avanti, dividetevi! Che razza di posto è mai questo? Deve essere il tempio di cui parlava quel povero operaio. Ma cos'è quello? È un tempio. Dobbiamo uscire al più presto da qui, forza, muoviamoci. Ma veramente? Ha ragione, dobbiamo andare, altrimenti ci prenderanno. Ehi, voi, aspettate un momento! Oh no, io so che ci sono tanti fantasmi in quel tempio. È molto pericoloso avvicinarsi. Su, avanti, non perdiamo altro tempo. Vieni, andiamo, ragazzina. Aspetta un momento. Non c'è altra via d'uscita, andiamo. Ma questo è un teschio. Lo so, probabilmente troveremo molte altre cose terribili e ce ne capiteranno di tutti i colori. Ma dov'è il signor Wu? Ma dove si è cacciato quell'idiota? Beh, faccia un po' come vuole. Ah? Cosa c'è che non va? C'è qualcosa dietro quella porta. Ma cosa? Entriamo dalla finestra. Dobbiamo attraversare questa sala molto in fretta. Ok. Ora ascoltami bene. È importante, cerca di non spaventarti. Questa casa è abitata da spiriti e fantasmi di persone sepolte vive tanto tempo fa. Ma cosa dici? Presto, Ted, scappiamo! Fatti forza, Ted, dobbiamo andare più veloci, più forte, su, sbrigati! Ah! Caliamoci piano, tanto la corda è abbastanza lunga. Oh, Ted, rispondimi, Ted. Su, avanti, alzati. Fatti forza, non lasciarti andare. Rispondimi. Dovrò farcela da solo. Una porta. Qui. Grazie per avermi aiutato a scappare. Ma dove ti eri cacciato? Dobbiamo uscire di qui al più presto. Questo posto pullula di fantasmi. Non ho nessuna intenzione di andarmene. Povero stupido, sei caduto nella nostra trappola. Lui non è un povero detenuto innocente, ma l'erede di questo tempio. Sì, è mio figlio ritornato qui dopo 120 anni. No!
Noi non siamo esseri umani, come già ti ho detto, e mio figlio decise di andare giù in città per poter bere il sangue dei neonati. Sin da quando era piccolo questo era stato il suo sogno. Purtroppo però una sera lo presero per colpa di un grande sacerdote e allora il mio bambino fu sbattuto in una cella dalla quale, a causa della parola magica che il sacerdote aveva inciso sul lucchetto, non ho potuto farlo uscire. Ho sempre sperato che qualcuno un giorno avrebbe rotto quel lucchetto e con lui il malefico incantesimo, visto che avevo ragione. Ma allora io? Sì, proprio così, tu l'hai fatto fuggire da lì. Però lui mi ha imbrogliato. Nemmeno tu sei un essere umano, l'unico che avrebbe potuto rompere quel lucchetto era uno spettro. Ma certo, tu sei vero, il fantasma. Come fai a saperlo? A proposito, mamma, cosa ne è stato di quel sacerdote? Lui è morto, io l'ho maledetto. Per ben 90 anni non sono potuta risalire in superficie perché aveva lanciato una maledizione sul nostro tempio e non mi sono potuta nutrire per quasi un secolo. Avevo tanta voglia di sangue umano, ma oggi finalmente ne ho potuto bere a volontà grazie a quel terremoto. Ma allora quegli operai che sono stati qui... Ho aspettato 90 anni, però è stato così dolce. E adesso tocca a me, comincerò da questo idiota. Mi sembra giusto, dopo tanti anni hai il diritto di mangiartelo, buon appetito. A noi due, vero? Ma che stai dicendo? Sono io che ti ho salvato la vita. Appunto, mangiare chiunque ci tratta con gentilezza, questa è la nostra gratitudine. Non ti sembriamo generosi? No, questo è assurdo! Beh, visto che la pensi così, comincerò a mangiare l'uomo che hai sulle spalle. No, non lo fare! Quest'uomo sta male, non te la puoi prendere con chi non può difendersi! Sta zitto adesso! Questi due li lascerò a te, dato che ho fatto un pasto così lauto. Penso proprio che andrò a farmi un pisolino ora. Prenditela con comodo e divertiti! E va bene, non credere che io mi faccia prendere così facilmente! Vero, è in pericolo. Ah, aiuto! Fermati! Ah, aiuto! Mi sta spezzando un braccio! Devo riuscire a prendere quel pezzo di ferro! Ah. Fermati! No. Dove mi trovo? Cos'è questo strano posto? Ted, non ti devi più preoccupare! Andiamocene, andiamo via di qui, presto! Sì, hai ragione, dobbiamo fuggire prima che sua madre si svegli, presto, Ted! Ma cos'hai? Sei ferito? Sì, il mio braccio è rotto, ma non importa! È terribile, andiamo, montami sulle spalle! Grazie, amico mio! Su, non aver paura, non sarò un buon ladro, ma una certa forza! Ti avanti. Ringrazio! Vieni, dobbiamo trovare l'uscita! Maledetti, avete ucciso mio figlio, ma io lo vendicherò! Vi mangerò tutte e due! Ted, Ted, non ti muovere di lì! Io cercherò di fare del mio meglio per sconfiggere questa vecchia strega! Non c'è altra via di scampo, abbi fiducia in me! Cosa credi di poter fare? Vieni qui che devo vendicare il mio povero figlio, ora ti mangerò! Vera, aiutatemi, fate qualcosa!
cosa. Chi sei? Vieni fuori! Ma sei proprio malvagia, brutta vecchia. Te la prendi con un bambino così piccolo perché non può reagire. Che cosa? Allora sei amica di quel piccolo mostro? Beh, allora vieni qui, presto. Non ho mai visto cose così terribili come in questo posto. Vado. Ted, andiamocene. Presto, Ted, dobbiamo fuggire di qui. Su, avanti, fatti coraggio. Sì, sì, andiamocene via, ho paura. Vero, avanti, volete lasciare questo posto? Sì. Rimarrò io con lei. Avresti fatto meglio ad andartene via con loro. Non uscirai viva da qui. Non so chi tra noi due ci rimetterà la vita, ma ho una gran voglia di farti pagare tutte le cattiverie che hai commesso. Stai in guardia, stupida, non sai con chi hai a che fare. Ora capisco, tu sei il vampiro che fu sepolto in questo tempio 200 anni fa, ma te lo farò vedere io. Sei proprio ingenua, credevi di vincermi con quella stupida corda. Adesso basta! È giunto il momento di assaggiare il tuo sangue! Vera, resisti! Un altro terremoto! Ammettere che sei stato molto coraggioso. Grazie, Ben. Ho cercato di difendermi fino all'ultimo. Bravo. Combatterai tutto il male da solo e conquisterai la vittoria con le tue proprie mani. Questo è quello che dovrai fare d'ora in poi. Ce la farà, vedrai. Questo ragazzino è davvero eccezionale. Ha meravigliato anche me. È proprio così, sai, capo. Eh? Capo? Tu sei il capo, non è vero? Credo proprio che tu abbia ragione. Il tuo braccio guarirà in un paio di giorni, vero? Credevo fosse più grave. Beh, credo proprio di dover andare. Andare? Ma dove devi andare, Ted? Dove? Beh, sapete, mi è venuta un'idea. Quando si fanno delle cattiverie, dopo bisogna pagare. Quello che ho visto e ho passato in questi giorni mi ha insegnato molte cose. Insomma, ho deciso di tornare in prigione. Dopo tutto quello che abbiamo dovuto fare per uscire fuori di lì. Ti debbo ringraziare tanto, Bero. Sei veramente un bravo ragazzo. Quando uscirò di prigione sarò un uomo nuovo e cercherò di vivere con coraggio una vita onesta. Spero di incontrarti un giorno e di essere più degno della tua amicizia. Arrivederci. Scusate, ma voi siete degli esseri umani? Eh? Oh, non vi preoccupate, non fa niente.